Guardia, Castelvenere, Solopaca, Torre Cuso e Sant'Agata dei Goti. Insieme a tanti altri comuni del Sannio, del vino, sono Città Europea 2019. Un'opportunità? Anche una grande responsabilità. Ma i cittadini cosa ne pensano? Sono informati? Oltre 120 gli eventi che ci saranno durante quest'anno per celebrare il vino, se lei dovesse dare un consiglio agli organizzatori, un evento che lei organizzerebbe, quale dovrebbe essere? Dovrebbe essere una cosa particolare per tutti, in modo che questo nostro prodotto venga veramente realizzato e conosciuto, perché non tutti conoscono il nostro prodotto. Noi lavoriamo in campagna, però io ho la falanchina, mio suocero apparteneva alla cantina sociale e io con mia moglie continuavamo a portarcelo. Mi mette la falanchina, Aglianec, Barbera, uva di pregio. Poi vado a prendere i soldini quando pagano, ma avevano promesso i napoletani la falanchina a 50 centesimi. Se manca 38 centesimi. E io mi sono ribellato, ho detto: Presidente, qua dobbiamo cambiare. Non va bene, i nostri prodotti non sono realizzati. Quali sono i reali problemi del comparto? La manodopera è cara, non si trovano gente che vuole lavorare in campagna. Quando dobbiamo portare il prodotto, magari dici: domani io ho bisogno di 50 quintali di falanghina. Vengo qua e non trovo gli operai e io mi trovo in difficoltà perché sono pensionato. Addirittura non posso portare il trattore, lo porto io, le gabbie le porto io, addirittura tu non lo puoi fare perché c'hai un altro mestiere, cioè voglio far scomparire il piccolo e non capisco che scomparendo il piccolo scompare pure il grande. Non miglioriamo in questo senso. Il Sannio è pronto ad essere capitale europea del vino. Le infrastrutture, si parla di turisti, di arrivo di turisti. È pronto il Sannio? Assolutamente no. Mancano le infrastrutture, manca tutto. Ci dobbiamo organizzare, dobbiamo darci una svegliatina. Non va bene così. Sono tutte promesse a voto che ci fanno, però la realtà è tutta diversa. Si lavora, non si guadagna. E poi vanno rubando perché l'accoglienza, dobbiamo fare l'accoglienza, ma quello è senza lavoro, allora dice pure noi dobbiamo vivere e rubare e noi ci andiamo per sotto. Cosa vi aspettate da questo anno? Speriamo miglioramento, ma non li vedo, peggioriamo, stiamo peggiorando e nella politica e nell'economia in modo che non andiamo bene. Gli altri comuni che hanno aderito a questa candidatura, si ricorda quali sono? È informato? No, non lo so. Quali sono secondo lei i problemi del settore, degli agricoltori, del comparto proprio vitivinicolo? Per me non c'è un equilibrio sull'entrata e il consumo del che capiamo come hanno fatto con il latte in Sardegna. E allora sa, ci si lamenta perché il vino costa. Noi siamo fortunati che abbiamo Napoli vicino. E fino adesso è venuto a Napoli, si prendeva tutto, vino, olio, salame, portavano tutto. Adesso è mancato Napoli e allora ci troviamo in difficoltà, come il latte dalla Sardegna, non si vende. Così i prodotti nostri, olio e vino, noi l'agricoltura castelvenerese vive sull'olio e sul vino. Manca questo, manca tutto. Com'è andata quest'anno?
quest'anno è stato disastroso, è un po' le calamità, un po' la grandine, un po' la peronospera. La grandine era accendiata. È stato disastroso. Il prodotto ultimo. Ecco, hanno avuto sulla testa con la grandine, non hanno dato niente. E sta chi ha perso tutto. E ogni evento deve e può portare qualcosa sicuramente, ma l'evento che secondo me non deve mancare è l'espansione dei nostri prodotti, in questo caso del vino, verso nuovi orizzonti economici, perché il mondo purtroppo è cambiato. Io dico purtroppo perché la globalizzazione ci porta a fare queste tipologie di ragionamenti che spesso sono anche abbastanza fine a se stesso, però bisogna far sì che una manifestazione che dove esca che il produttore, il nostro vino, deve e può sfondare i confini della Campania. Questa è la cosa che io tengo molto. Ad esempio alla BIT di Milano, fatta neanche un mese fa, hanno partecipato parecchie miei amici e mie amiche, anche dell'Irpinia, aveva una cassa di risonanza abbastanza elevata, e vedo con molto rammarico che noi non abbiamo partecipato né come Sannio né come Città Europea del Vino. Un'occasione anche per dare voce alle piccole realtà. Spesso quando si parla di comparto vitivinicolo nel Sannio ci si concentra sempre sulle stesse realtà, realtà poi consolidate che già hanno un nome in Italia e nel resto del mondo per esportazione. Forse si dovrebbe dare più spazio, approfittiamo insomma di questo anno, ai piccoli agricoltori, alle piccole realtà, persone che, come diceva lei, fanno tanti sacrifici ogni giorno e magari non sono protetti, non hanno tanto da poter investire nel comparto. Quindi magari approfittare, lanciare anche un messaggio per cercare di sensibilizzare le istituzioni a non attenzionare sempre le stesse realtà, ma a dare anche voce alle piccole realtà che magari sono trascurate. Sicuramente sì, lei ha colpito proprio nel segno. Le piccole realtà spesso, non essendo industrializzate, vengono marginalizzate. Questo è un errore perché è la piccola e media impresa che fa il PIL. La grande impresa di solito il PIL lo fa e dà occupazione, noi siamo grati alla grande impresa, ma il tessuto economico viene sempre dalla piccola impresa, dall'impresa familiare. Noi veniamo da queste realtà, noi veniamo da realtà dove abbiamo fatto del lavoro la nostra bandiera della vita, dai miei nonni, dai nonni, dai genitori, e lo Stato deve assolutamente far sì che queste realtà non scompaiano, anzi che queste realtà prima o poi prendano il sopravvento sull'industrializzazione. Perché creare un indotto intorno al vino, intorno all'olio, intorno al formaggio, intorno alla zootecnia e metterlo in un contesto di turismo significa dare anche lavoro, significa che i nostri giovani non lasciano questo territorio, significa tanto, significa che obbligatoriamente deve passare per queste cose un'economia, questa nel mio piccolo la chiamo economia reale, questa è la vera economia, quella reale, quella dello spread dei BTP e dei bond, quella a noi sinceramente interessa poco. Secondo lei, per questo passaggio di consegne con il Portogallo, sarebbe stata preferibile una cerimonia che coinvolgesse più cittadini? Allora, personalmente, ovviamente la mia è solamente un'idea personale, non essendo io né un amministratore né tantomeno un produttore di vino, ma solamente uno che ama la propria zona, il proprio paese e la propria regione, nonché la propria Italia, ovviamente. Questa manifestazione andava fatta a Napoli per la risonanza che avrebbe avuto la manifestazione stessa a livello nazionale. Fatta così la trovo molto, molto riduttiva per l'importanza che invece viene data alla Città Europea del Vino, come sarà fatta in Portogallo e in altri paesi prima del Portogallo. Castelvenere. È Città Europea del Vino, lo sa? Sì. Sai gli altri comuni che hanno aderito a questa candidatura quali sono? Telese, Solopaca, Guardia San Tramonti,
un altro paese vicino a Pontella. Abbiamo appena visto le interviste, i cittadini hanno bisogno di alcune risposte. Primo fra tutti, come dato è emerso, il piccolo che tende sempre di più a scomparire, quindi c'è sempre questo, questa concentrazione di attenzione su grandi realtà che comunque parlano del Sannio nel mondo, nel resto d'Italia, ma forse si dovrebbe approfittare della Città Europea del Vino per far sentire anche la voce del piccolo e per anche cercare di pensare in ottica di strategie per rilanciare il comparto. Siamo reduci anche da un'annata non andata benissimo, per cui sì, festa grande, però non bisogna dimenticare i problemi. Che cosa lei risponderebbe? Intanto, se una cosa importante ha fatto questa Città Europea del Vino è stata quella di buttare una pietra nello stagno, e mi sto rendendo conto che dallo stagno, come al solito, stanno venendo fuori parecchi problemi, e che io ho ascoltato con molta attenzione. E il primo problema è quella della crisi, che effettivamente c'è. Attualmente c'è questa crisi di commercializzazione, c'è una crisi di territorio. Io lo sto dicendo tante volte, il Sannio non è riuscito in tanti anni a mostrare ciò che ha. Noi non dobbiamo inventarci nulla, noi dobbiamo solo che mostrare ciò che abbiamo. E solo il vino non è l'unica cosa, quindi noi dobbiamo mostrare la cultura, il paesaggio, la storia, l'enogastronomia, il vino, insomma tutto quanto. Detto questo, noto anche che non c'è molta informazione. Per esempio, sentivo dire che non abbiamo partecipato al Beat di Milano. Non è così. Io personalmente sono stato al Beat di Milano e nel padiglione della Regione Campania ho presentato il progetto Sannio Falanghina al... Ma lei ha partecipato come sindaco di Castelvenere o come, perché se non erro lei ha una carica anche nella Recevina, nella Città del Vino? Io ho partecipato non solo come sindaco di Castelvenere, ma come rappresentante dei 5 sindaci, diciamo come delegato di questo progetto Città del Vino, nell'ambito della mia, chiamiamola carica tra virgolette, di consigliere nazionale di Città del Vino. Quindi sono andato lì a proporre, a illustrare questo progetto, che peraltro ha avuto anche una buona eco, perché insomma la gente era interessata su una qualche cosa che non conosceva. Perché io, la prima domanda che ho fatto ai giornalisti e alle persone che erano lì: chi conosce il Sannio alzi la mano, e nessuno ha alzato la mano. Qualcuno invece ha alzato la mano quando ho detto della Falanghina. Detto questo, altro elemento che noto delle interviste è che ci si ferma alla fine del percorso, cioè alla fine del problema. Il prodotto non si vende, l'annata è stata disastrosa l'anno scorso per quanto riguarda grandine per anospera, lo stesso l'altro anno. Insomma, questi sono i problemi reali. Siccome alla mia tenera età, con la santa pazienza, ho girato Portogallo, Francia, Spagna, ma non da turista, perché sono andato a cercare di capire gli altri come fanno, quali sono i problemi degli altri, quali sono i percorsi virtuosi degli altri, e mi sono accorto che il problema della commercializzazione dei nostri prodotti, cioè, non è un problema del Sannio o solo del Sannio, è un problema, come diceva uno degli intervistati, globale. Cioè, qua non si tratta più di andare a vendere il vino a Napoli o conta poco, insomma, ma si tratta di inserirsi in un mercato, badate, che non è più neanche europeo, perché il mercato è europeo. Non dico che è saturo, ma ci sono altre nazioni che, con modalità diverse, con situazioni diverse, hanno diciamo postazioni ormai fisse su questo mercato. È chiaro che noi dobbiamo andare su mercati che vanno al di là dell'Europa, insomma Russia, Cina. Però magari se c'è la grandinata di turno e mi si viene azzerato tutto quanto lo sforzo di un anno, l'agricoltore è giusto che non pensi, diciamo, a dove portare il prodotto, perché non lo ha più. Poi non si hanno nemmeno delle ristorazioni da parte degli enti deputati a farlo. Perfetto. Tra altre cose, questo è il dramma delle monocolture.
Mi spiego, una zona come questa, in un anno il coltivatore fa solo uva. Se andiamo già in altre zone dove ci sono in un anno più raccolti, voglio dire, un mese vanno le melanzane, un altro mese i pomodori, un altro mese... è più facile, vanno male le melanzane, magari vanno bene i finocchi. Da noi si arriva una grandinata, in 5 minuti ha distrutto tutto. Cioè, lei dice non c'è una coltivazione, bisognerebbe ragionare per compensazione. No, non tanto questo. Intanto, proprio perché è monocoltura, è più fragile da un punto di vista del mercato, eccetera. Quindi ha bisogno anche di maggiore protezione, di maggiore tutela. Mi sono accorto che gli agricoltori non erano a conoscenza, per esempio, che le assicurazioni che si possono fare per le grandinate hanno una copertura del 70%, cioè ci sono anche dei meccanismi di compensazione, di aiuto, ma che purtroppo manca l'informazione. E questa è colpa di noi politici, è colpa delle organizzazioni sindacali, è colpa di tutti, è colpa mia, insomma, ognuno si assume le proprie responsabilità. Detto questo però, vedete, la città europea del vino avrà una valenza, perché proprio perché ho girato mezza Europa e ho visto come sono andate le altre città del vino, parlo del Portogallo, dell'Italia, Marsala, Valdobbiadene, Torres Vedras e quant'altro, non è sempre stato un grande risultato. Che noi facciamo o no le manifestazioni, conta poco, quelle si fanno o non si fanno, ma lasciano il tempo che trovo. Qua si tratta di mettersi insieme, e lo stiamo dicendo tutti. Io voglio poi sapere se tutti sono convinti di mettersi insieme, perché abbiamo già cominciato male, perché vedete, ci sta anche chi ama stare o ha convenienza a che le cose restino così come sono. Il Gattopardo insegna: noi dobbiamo cambiare tutto perché le cose restino tale quale. Voglio dire, quando si va a muovere un sistema, questa cosa non è sempre indolore. Voglio dire, si vanno a muovere delle cose per le quali alcuni vanno in sofferenza. Ci sono delle nicchie di convenienza, chiamiamole così. Ognuno va in sofferenza chi non riceve, chi non è considerato o chi vuole necessariamente emergere in questo momento e quindi vuole... È ovvio che i produttori, gli imbottigliatori, ma non solo quelli, tutto il mondo produttivo ha interesse che questa cosa funzioni, che questa cosa vada avanti. Sono altre le nicchie, probabilmente di altro genere, io non voglio fare polemica, sono sempre propositivo. Morale della favola. Io raccolgo l'amarezza di quelle persone che dicono, quella persona che ha parlato prima, 83 anni se non vado errato, insomma, dice: io mi metto ancora sul trattore a 83 anni, insomma, dispiace sentire queste cose. E dispiace sentire queste cose anche perché se si fa una politica fatta bene, di promozione del territorio serio, qua non si tratta solo di alla fine del percorso di essere orgogliosi del Sannio, no, ma di rendere il Sannio più conveniente, una parola brutta ma è così, più conveniente per i giovani. Cioè un giovane oggi che va via, probabilmente domani, se il Sannio nel suo complesso, e non solo vino, di tutto, enogastronomia, cultura, perché anche la cultura porta soldi, quel giovane rimarrà qua. E questo è la vera scommessa. Ecco perché ho detto, il grande merito di Città Europea del Vino è stato quello di buttare una pietra in uno stagno del Sannio che per qualche verso si era un po' adagiato, un po' addormentato. Ma insomma, l'entusiasmo non ci manca, so che dovremo affrontare polemiche, so che dovremo affrontare battaglie, so che ci dovremo dare qualche pizzico sulla pancia, io so tutto perché la mia età me lo consente. Però è la vera scommessa, cioè ci mettiamo in gioco, si mette in gioco uno come me, altri sindaci, eccetera. È un'altra cosa, noi stiamo lavorando molto per allargare tantissimo la piattaforma, perché gli interessi sono molto vari, molto variegati, e quindi dobbiamo cogliere l'occasione per introdurci in tutti i settori.
ovviamente a carte scoperte, con sincerità, con serenità e con la voglia di fare. Aumentano le teste ed è difficile, abbiamo avuto anche altri esempi nel Sannio, vedi l'Unione dei Comuni, tanti esperimenti fatti per testare la sinergia tra territori, non sarà facile, oltre 120 eventi, ne sono tanti, ma non così tanti da poter accontentare tutti, visto che la famiglia della Città Europea del Vino si sta allargando man mano, perché tutti stanno capendo l'importanza, diciamo, di questa cosa, quindi non sarà così facile, la sinergia non è mai stato un vostro punto di forza. Però tu hai nominato l'Unione dei Comuni. L'Unione dei Comuni si basava su un fatto prettamente politico. No, qua la Città Europea del Vino nasconde dietro un interesse. E fare gli interessi è cosa buona e giusta, nel senso che ciascuno deve fare i propri interessi. Parlo di interessi positivi, di interessi leciti. Quando ci si muove per gli interessi della collettività, di tanti, allora ognuno diventa protagonista. Nel caso delle città del vino, mi sono sempre chiesto a chi giova. I sindaci che pensano al loro paesello, al loro orticello, eccetera, è stato un fallimento completo, ma non della città telesina. Di tutte, non ce n'è una che funziona. Oh, almeno dalle parti nostre. Diverso è il discorso al nord, dove c'è una mentalità già più aperta, un poco più. Però, ripeto, io distinguerei le due cose e ho molta fiducia in questa questione di Città Europea del Vino. Ovviamente, se sfugge di mano l'interesse principale, sarà un fallimento, un flop. Nonostante i 120 interventi, faremo una grande festa del vino. Faremo dei bei ricari al solo pago, faremo gran belle cose, ma finiranno lì. Sperando che non ci siano sempre gli stessi eventi che in un certo senso abbiano, diciamo, un riferimento alla Città Europea del Vino, però sono eventi ormai consolidati, calendarizzati nel Sannio. Castelvenere, come si inserirà in tutto questo? Che cosa cercherà di inventarsi e soprattutto di far emergere in quest'annata? Intanto, vedi, questo programma, a parte gli eventi, per esempio della Polizia Rurale, regolamento di Polizia Rurale sul quale noi stiamo lavorando molto. A parte questo dei PUC, cioè dei piani urbanistici comunali, che vogliamo, non dico uniformare, ma farli tutti in sinergia finalizzati a, beh, insomma, questo non è cosa da poco. Il fatto di mettere un po' d'ordine anche sulla questione, diciamo, degli anticrittogamici e degli erbicidi e dei diserbanti, che sono due cose diverse, per parlare chiaro, del glifosato o del paraquat, che è peggio del glifosato. Insomma, queste sono scommesse importanti. Il fatto di chiamare in causa l'università e cose, su problematiche serie, quali i cambiamenti climatici, quali, per esempio, la sconfitta, tra virgolette, degli anticrittogamici nei confronti delle patologie della vita. Parlo dell'oidio, parlo della peronospora. Cioè, non è solo e soltanto promozione del territorio. La cosa è molto, ma molto più seria e più profonda. Quindi, voglio dire, il 2019, il 31 dicembre del 2019, paradossalmente non è la fine della Città Europea del Vino, ma è un percorso che continua, cioè il 31 dicembre non significa niente, a me interessa il 1 gennaio. Però nel frattempo bisognerebbe, dovremmo poi registrare un successo o un fallimento, non è che forse il territorio non è pronto e bisognava prima lavorare per candidarsi ad una denominazione europea? Guarda, contrariamente a quello che è successo per la Città Europea della Cultura di Goti Matera, che ha saputo la cosa con anni di anticipo, e poi ci sono 44 milioni di euro su questa cosa. Noi diciamo, l'investitura l'abbiamo avuta il giorno 10 di ottobre, e credetemi, non è stato facile, perché altre città europee spingevano per questa cosa, quindi non abbiamo avuto il tempo per prepararci. Va bene, siamo partiti in ritardo, neanche per colpa nostra, però è ovvio che adesso ci dobbiamo lavorare con molta serietà su questa cosa.
ripeto, molta serietà a carte scoperte. Poi, che vuole dire carte scoperte? Dobbiamo essere sinceri, cioè deve finire il campanile, deve finire il paesello, deve finire l'interesse, l'interesse delle categorie, cioè deve essere un interesse comune. Gli interessi dobbiamo fare, ma devono essere interessi comuni e finalizzati, punto. Io ci credo molto, tra altre cose poi, insomma, se la cosa fallirà, ognuno se ne assume le proprie responsabilità, perché certamente io come sindaco e promotore e responsabile di Città Italiana del Vino me ne uscirò con le ossa rotte, ma farò quello che posso per non uscirmene con le ossa rotte, ma anche gli altri si devono assumere le responsabilità e devono stare in prima linea senza nascondersi né dietro il dito né dietro... Dobbiamo essere onesti, sinceri. Ecco, chi non vuole fare questo, faccia altro. Proposta c'è stata di candidatura, l'investitura anche, cerimonia ufficiale in pompa magna a Benevento c'è stata, siamo già quasi a marzo. Come siete rimasti? Quando vi vedrete la prossima volta? E qual è il prossimo evento, se si può sapere? No, noi intanto ci vediamo ogni settimana, anche ieri sera noi ci siamo visti qua, tutti i sindaci, anche diciamo, la rappresentanza di Benevento, del comune di Benevento, che in questa vicenda non deve stare fuori, anzi Benevento, a parte che ha vigneti, anche Benevento, insomma, ma, insomma non possiamo assolutamente tenere fuori Benevento, ma non solo Benevento, anche gli altri comuni, probabilmente pure chi non produce uva deve stare, chi produce formaggio, ceramica o biscotti o taralli, quello che sia, insomma deve stare al tavolo, perché, ripeto, è un fatto globale, un fatto complessivo. Quindi noi non è che chissà quando ci vediamo, no, noi ogni settimana stiamo sul pezzo, come dite voi giornalisti. Ormai lo dite anche voi politici, ho imparato, ormai è diventata una frase ricorrente anche. E magari qualche volta ci accapigliamo pure, ma finalizzato a. Ripeto, adesso comincerà questa corsa, non tanto agli eventi, per i quali comunque ci muoveremo, ma questa corsa a lavorare su quelle altre problematiche che ritengo più serie e sono quelle che poi lasceranno il segno. Insomma. Ultima cosa, intanto sentiremo in queste ore il Presidente della Camera di Commercio, cosa ne pensa di questo incidente diplomatico che c'è stato e che c'è ancora nell'aria? Cara giornalista, gli errori, non parlo della Camera di Commercio, parlo dei nostri, ecco, per esempio si è affrontato pure il problema le manifestazioni a Benevento, a Napoli, vedete, farla a Benevento comportava dei rischi e poteva essere un errore o un pregio, farla a Napoli lo stesso, insomma gli errori o le disattenzioni servono, perché se va tutto liscio non emergono le criticità. Questo fatto che ci sia stato qualche malumore è un fatto positivo, questa è la saggezza. Perché sennò a che serve? Allora capire dove si è sbagliato, chi ha sbagliato, poi chiunque ha sbagliato, non fa niente, ci rimettiamo al tavolo e ripartiamo da capo. Ho sbagliato io, hai sbagliato tu, si va avanti, questa è la cosa. Se ci mettiamo a fare i puntigliosi, non andiamo da solo. Infatti ancora non è stata risolta questa cosa, ancora non c'è stata una riappacificazione, almeno risulta. Ci sarà, se non ci sarà comincerò a urlare, ecco. Visto che mi chiamano il decano dei sindaci, cosa che ho fatto anche l'altra sera in una riunione per quanto riguarda la sanità, insomma, visto che sono il decano ho anche il diritto di urlare, nel senso buono della parola. Cercheremo di mediare sempre, a volte di essere anche un po' duro se necessario, ma l'obiettivo è quello di stare insieme, quindi assolutamente ripianeremo ogni cosa. Capisco che ci sono strategie ed interessi diversi, va bene, purché strategie e interessi convergono andremo avanti.